gente! È uscito il trailer di presentazione di PS5 Pro. Andiamo a guardarlo insieme. Cioè. Vediamo subito un particolare del design che viva l'originalità, insomma, praticamente lo stesso. Ma c'ha i lettori della macchina, quelli per l'aria condizionata. Esatto, è più arieggiata, notavano che avessi bisogno di più arieggiamento. Beh, spero che quello non sia veramente l'arieggiamento sopra chiusa, speriamo. Ma certo, beh, quello penso di sì. Vabbè, comunque diciamo che sul design non si sono spremuti più di tanto, però vediamo la ciccia. Qua stanno facendo vedere le poche esclusive che sono uscite per PlayStation 5. Quella non sarà un'esclusiva. Ma infatti, raga, cazzo ci hanno messo Assassin's Creed Shadow che deve ancora uscire e soprattutto non è un'esclusiva PlayStation? Ma che... Perché ci sarà su PlayStation? No, ma secondo me, raga, sai che ce ne hanno così tante poche le esclusive che ci hanno buttato in mezzo, un'altra cosa. Perché tu metteresti mai su un trailer di presentazione una, console, no? Una cosa di un'altra. A meno che non stanno facendo vedere i giochi che secondo loro saranno ottimizzati grazie a questa console. Questo mi viene da pensare. Ovvero tutti i giochi che nessuno ha criticato mai dal comparto de grafico e di ottimizzazione. Cioè, un conto me fai vedere, che ne so, all'epoca un cyberpunk e mi dici su PlayStation 5 girerà la Madonna e poi mi fai vedere tutti i giochi... Che so Cristo è sceso in terra, di cui nessuno si è mai lamentato né dalla grafica né delle prestazioni, che mai fa vedere che migliora su PlayStation 5 Pro. Non lo so. Eccola qua. Senza fare finterie. Il prezzo, avevamo sentito dei rumor che dicessero quanto costava. Ok? Ok. Allora, partiamo un attimo da qui. Fermiamoci di fronte a questa orribile schermata di... 800 euro per una console! Ma attenzione, signori! Non è semplicemente 800 euro per una console. È 800 euro per una console senza lettore disco e, mi sono informata, anche senza la base per metterla in verticale. Quindi, perfetto. Mettendoci chi vuole, perché lettore disco... Mezza piotta di cosa per metterla in verticale. Che, che è diversa da quella della, della prima PlayStation in acciaio. Che cavolo è, vabbè. E 120 euro di lettore CD fanno altri 150 euro per un bellissimo prezzo di 950 euro. Vi portate avanti la PlayStation 5, vi portate a casa la PlayStation 5 Pro. Potevano fare cifra tonda, facevano 1000, era ancora meglio. Beh, dicevano che 50 euro erano per una benedizione. No, 50 euro era una benedizione per un Pandoro che andava ad aiutare qualcuno. Così avevano fatto la ciliegina sulla torta della presa per il culo di sto prezzo. Ah, infatti è scritto anche là, vertical stand e sold separati. Ah, certo, ce l'hanno sottolineato. Loro sono corretti, mica vogliono fregatte, raga. Attenzione. Attenzione. Loro proprio con questa scritta intendono dire mica ti aspettavi che nel suo prezzo ti davamo addirittura la base, Ci mancava che sopra il pad usciva non incluso. Perché ne hai comprata la PlayStation prima, non ce l'hai il pad, scusa, perché dovevamo regalare a noi, abbi pazienza. Ma andiamo a vedere le caratteristiche di questa PS5 Pro. Quali saranno le differenze, gli aggiornamenti che hanno fatto su sta console? Allora ragazzi, partiamo dalla GPU. L'aggiornamento al motore grafico di PlayStation 5 Pro garantisce il 67% in più di compute units, quindi di unità praticamente, rispetto alla PlayStation 5 e memorie del 28% più rapide. Nel complesso, spiega Sony,
Questo si traduce in un rendering più rapido del 45% per un'esperienza di gioco più fluida e godibile. Quindi, sì, in teoria andrebbe a migliorare il frame rate di quei giochi che facevano fatica, soprattutto magari non in modalità prestazione ma in modalità qualità, facevano fatica a raggiungere più di 30 fps. Sì, magari... Sì, potevano farla arrivare almeno a un 50%, visto quello che costa le prestazioni aumentate. Comunque, fatto sta che questa è la caratteristica principale. Poi, il ray tracing più potente garantisce dei riflessi dinamici e una rifrazione delle luci migliori. Ciò, spiega Sony, consente di proiettare i raggi a velocità doppia, delle volte triple, rispetto all'attuale PlayStation 5. Ma raga, il ray tracing, almeno che tu non sei un esperto di grafica internazionale, o comunque un esperto di creazione videogiochi, difficilmente penso che se noterà sta grandissima differenza. Questo è una mia opinione personale. Poi ci sarà un upscaling basato sulla IA o AI, ovvero sull'intelligenza artificiale. Sony sta introducendo Spectral Super Resolution, un upscaling basato sull'intelligenza artificiale che utilizza il machine learning per fornire immagini estremamente nitide con una straordinaria quantità di dettagli. Praticamente questa intelligenza artificiale analizza la scena, da quello che ho capito, secondo per secondo, e capisce, cioè va a ricreare dei pixel per rendere l'immagine molto più nitida rispetto a quella che abbiamo visto su PlayStation 5. E sì, si vede la differenza, è da dirlo, però ragazzi, io penso che per il 99% delle persone che hanno PlayStation 5 va benissimo anche quella di base. È una piccola differenza che giusto chi vuole strafare, vuole, sì, proprio prendere la PS, allora so via, perché se no davvero non c'è tutta questa grandiosa differenza, non ci sta. Altre migliorie riportate da Sony riguardano l'introduzione di PS5 Pro Game Boost, che funziona con oltre 8500 giochi per PS4 che attraverso la retrocompatibilità possono funzionare su PS5 Pro, con prestazioni più stabili e, in una parola, migliori. PS5 Pro supporta il Wi-Fi 7, il VRR e il titolo in 8K. Di serie c'è un SSD da 2 TB. Allora raga, prima di tutto, vabbè, allora, partiamo dal presupposto che qua loro dicono una caratteristica principale dei PlayStation 5 Pro: abbiamo migliorato la retrocompatibilità dei giochi PlayStation 4, quindi presuppone il fatto che tu te dovrai comprare per forza il lettore CD, perché sennò come cazzarola ce li infili dentro la PlayStation i giochi della PlayStation 4. E va bene, e sottolineiamo, questa è una cosa carina, ma che comunque gli dicono ci devi spendere sti 120 euro in più, non è colpa nostra, noi te la mettiamo là, se poi non la vuoi usare sono cazzi tua. Sony anticipa che tra i successi per PS5 che saranno ottimizzati per PS5 Pro anche tramite un aggiornamento software gratuito ci sono The Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadow, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth. Vabbè, senza che li leggiamo tutti, ragazzi, tutti quelli che si sono visti nel trailer all'inizio. E continuo a sottolineare che sono tutti giochi che non hanno mai avuto problemi dal punto di vista di prestazione né di qualità grafica. Quindi hanno preso tutti i giochi che già erano fatti benissimo e hanno detto l'hanno migliorati ancora di più. Invece di andare a migliorare quei titoli che davano problemi, hanno detto prendiamo quelli già fatti bene, così la gente dice vabbè, però è ancora meglio. Poi l'ultima informazione che ci dà dice: PS5 Pro è compatibile con gli accessori già esistenti, tra cui PlayStation VR 2, e i servizi di rete rimarranno quelli di PS5. Che secondo me non era necessario sottolineare, perché se addirittura avevano fatto che te dovevi ricomprare VR per giocare a PlayStation Pro, potevano tranquillamente prendere e buttare nel secchione di immondizia, esatto, sta console. Comunque sottolineiamo che per chi fosse interessato, quei tre cristiani che se la potranno comprare e se la vorranno comprare, uscirà il 7 novembre. Ma sì, i preordini saranno aperti dal 26 settembre. E poi appunto sottolineano che il lettore non è incluso, lo sottolineano. Questa uscita così alta non se l'aspettava nessuno. Un prezzo così elevato per una console non si era mai visto dai tempi più antichi della storia. Perché 800 euro per una console, anzi no, siamo chiari, perché 800 euro, raga, chi ci spende 800 ce ne spende 9,50 a sto punto, perché se è ottimizzata per essere retrocompatibile con i giochi della PlayStation 4 e solitamente uno se la vuole mettere in verticale la PlayStation, non orizzontale perché non c'entra, se compra sia a base, e quindi è una grandissima presa del culo 800 euro, costa 9,50 sta console, mettiamo questo. Quindi io dico, che cavolo stanno facendo? Sta uscita così è completamente controproducente. Loro, perché
l'hanno fatta sta PlayStation 5 Pro? Perché poi partiamo per anche dal presupposto. Penso che a sto punto l'abbiano fatta per chi vuole avere quella nuova, aggiornata, è più prestante. Ma il problema è che finora non abbiamo visto neanche il potenziale della PlayStation 5 normale. Perché non è uscito un gioco, ma forse... non voglio esagerare, dai, ne saranno usciti due? Dei giochi di nuova generazione, next gen, esclusive PlayStation 5, che davvero hai detto... questa si vede che va verso la nuova generazione e abbiamo bisogno di PlayStation 5 per giocare a sto gioco, perché tutti gli altri, raga, se potevano tranquillamente giocare su PlayStation 4, tanto che è il 90% dei giochi che sono usciti per PlayStation 5 sono usciti anche per PlayStation 4. Quindi io voglio dire, tu vai a fare una PlayStation 5 Pro che costa così tanto, con quale fine? Però mi sa che infatti non è manco incluso mezzo gioco. No, c'è solo Astrobot Playroom. Cioè Astrobot Playroom, che era incluso, esatto, anche nella PlayStation 5 di base. Quindi ecco, potevano fare una cosa carina. Adesso è uscito un nuovo gioco di Astro, no? Ci potevano mettere quello incluso all'interno, che comunque non giustificava il prezzo, perché quel gioco costa, o trovi pure a 60 euro, 70 euro. Quindi voglio dire, sto prezzone sarebbe, però sarebbe, vabbè, dici, però sai che se sono impegnati a metterci un giochetto carino, che comunque sarebbe successo. Poi con queste ultime cose che sono uscite, i giochi che stanno in fallimento della Sony che sta più a botte dappertutto, nonostante... secondo voi questi sanno più, cioè dentro l'azienda io me li immagino tipo, c'è presente gli omini di Zoo Tycoon quando liberi i leoni che corrono impanicati senza sapere dove andare? Ecco, secondo me all'interno dell'azienda dei Sony sta succedendo un po' un bordello, perché uscitene con una console che costa 950 euro, raga, ma stiamo scherzando? Quando la maggior parte delle persone a oggi stanno cercando di spostarsi a giocare su PC, e sappiamo tutti perché. Perché è molto più conveniente, perché fai una spesa una volta e poi dopo con 900 euro te ci compri una scheda video nuova che ti dura per altri 5 anni minimo. Quindi ragazzi, diciamo che il computer, ecco, cambi la scheda video e te lo porti avanti. Non è che poi esce un gioco che sta solo là e ti devi comprare la console per giocare a quel gioco. Il computer giochi a tutto. Ma poi sinceramente, no, adesso diciamo quest'ultima cosa e poi magari concludiamo. Il fatto è che PlayStation 5 o in generale PlayStation scarseggia tantissimo negli ultimi tempi di esclusive, perché tutte esclusive poi sono passate su PC. Cioè anche giochi, sì, che tu non avresti mai pensato che sarebbero passati su PC, vedi per esempio God of War Ragnarok, no? Che tu dici, oh, un'esclusiva PlayStation che gli va la bomba. Questo lo venderanno sempre. Raga, cioè God of War Ragnarok l'hanno messo su PC. E la gente quando ci gioca su PC, perché poi quando fanno pubblicità di questi giochi spostati su PC, tutto migliorato, potrei giocarci in 4K veramente, noi 4K fasulli di PlayStation, frame rate FPS a 2 milioni e mezzo, e la gente ci gioca e orgasma giocando sul computer, e poi dici, ma perché cazzo vado a comprare PlayStation? Allora a sto punto aspetto 2 anni che mi esce il gioco anche sul PC, mi faccio il PC col Game Pass, c'è il gioco, tutti i giochi che escono anche il primo giorno in uscita gratuitamente. Quindi che sta succedendo? Questo non ve lo so dire. Poi naturalmente noi stiamo anche mettendo il carico da 12 sopra, certo. No, il carico da 11-16 scusate, sopra, e ci stiamo scherzando, raga, prendete tutta con molta leggerezza, però il fatto di aver messo un prezzo così alto secondo me è molto limitativo proprio per l'azienda stessa, è proprio autodistruttiva come cosa, soprattutto per il fatto che attualmente la PlayStation 5 è in super sconto a 399 euro, con gioco incluso, il pad a base, sottolineiamo. Quindi voglio dire, forse stanno a cercare di far spingere le persone a comprare la PlayStation 5 normale. Hanno detto, fammi uscire il prezzo della PlayStation 5 Pro, così quelli che stavano aspettando, perché mettete che magari non posso comprare, compro quella normale, magari metti che qualcuno ha aspettato fino adesso perché non aveva la possibilità economica di comprare la PlayStation 5, ha detto, vabbè, tanto mo esce la Pro, se devo fare una spesa mi compro quella. Mo se con sto prezzo che ha tirato fuori, tutta gente che non sa comprare sarà di, andiamo subito a comprarsi l'offerta da GameStop che sta pure in super offerta. Potrebbe essere una strategia, però il fatto è che il prezzo non credo che cambierà, anche perché il prezzo di PlayStation 5 in realtà è cambiato, ma in peggio, è aumentata di prezzo, che si è capito ancora bene perché, però è aumentata di prezzo invece di diminuire, quindi... Ragazzi, staremo a vedere, voglio aprire un sondaggio per sapere chi di voi comprerebbe una console a 950 euro e chi invece no. Potete scrivere e commentare sotto questo video, vogliamo sapere statisticamente, per fare una statistica proprio tra di voi, tra noi giocatori, chi è amante della PlayStation, chi no, scrivete chi vi pare e vediamo quante persone compreranno questa console. Quindi venite sul nostro canale nella sezione community e venite a votare il sondaggio, ragazzi. Quindi per oggi da Gio e Ale è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video, rimanete con noi, ciao! Ciao.